nel suo intervento lei ha parlato di fiducia, sicurezza e tanta, tanta prevenzione. Tanta prevenzione. Prevenzione che deve essere fatta da parte nostra per quanto riguarda le forze di polizia, per quelli che sono i nostri compiti e doveri istituzionali. Prevenzione, sul piano della prevenzione si affacciano più attori per quanto riguarda la sicurezza. Ognuno deve svolgere il suo compito se vogliamo arrivare ad avere una società sicura, una città sicura. Ha già avuto modo lei di incontrare con i rappresentanti delle nostre istituzioni il procuratore capo che lei si è fatta del territorio della Catanzaresi? È un territorio che richiede la nostra presenza, ma noi siamo qua per questo, stiamo per lavorare. Io adesso sono i primi giorni, quindi dovrò addentrarmi, dovrò conoscere meglio, ma anche con l'aiuto di chi c'è stata prima di me e conosce meglio, in breve tempo sarò in grado di, insieme con i collaboratori, insieme con le altre forze di polizia, la polizia di giudiziaria sotto la guida dell'ottimo procuratore, per quanto riguarda il coordinamento politico sotto la guida dell'ottimo prefetto, il coordinamento tecnico che la legge affida al questore. Io credo, spero di riuscire a migliorare quello che è buono, che già c'è, per carità, insomma, però nell'ottica del miglioramento continuo della pubblica amministrazione, anche noi, in relazione a quello che succede, leggendo il territorio, leggendo le dinamiche, leggendo, puntelleremo meglio i nostri servizi cercando di continuamente soddisfare quelle che sono le richieste di sicurezza dei cittadini, cui loro stessi però devono collaborare. Io conosco Don Giotti già da parecchi anni e condivido anche quello che lui dice, insomma, legalità e come la sicurezza è di tutti, non ha colore, ciascuno di noi deve rispettare le regole. Nessuno è esentato da questa cosa, perché se ciascuno di noi rispettasse le regole, il mondo andrebbe sicuramente meglio. Sarebbe un mondo in cui c'è il rispetto, rispetto degli altri, rispetto della legge. E sono le cose fondamentali che poi chiediamo tutti quanti noi. Anche se, come vi dicevo, questo magari ci costringe magari a rinunciare a qualche soldo in più, a un potere in più, a servizio degli altri, per il bene comune. C'è un problema strutturale per la questura di Catanzaro. C'è un problema strutturale, voi state qua, lo sapete, lo conoscete meglio di me. Io sto cercando di affrontarlo, speriamo nel migliore dei modi, per dare ai lavoratori dei luoghi di lavoro sicuri, un ambiente sano, contribuisce sicuramente al loro benessere e quindi al fatto di riuscire in migliori condizioni a lavorare meglio. E vedremo quello che si riuscirà a fare. Sto cercando di prendere in mano la situazione che ho trovato e vedremo cosa riusciremo a sistemare. Il polifunzionale è molto bello, è grande, quindi parecchi uffici già hanno trovato ricovero qui, probabilmente anche altri. Cercheremo di essere però attenti a quelle che sono le esigenze della cittadinanza, di avere comunque una presenza anche in centro storico, per cui magari gli uffici aperti al pubblico cercheremo di lasciarli nell'attesa di questi lavori nei due corpi del fabbricato dello stabile questura, di lasciare gli uffici aperti al pubblico in centro storico, però voi sapete il centro storico com'è, è antico, quindi per quanto magari degli edifici hanno fatto dei lavori, però magari mancano certificazioni, quindi insomma bisogna guardare tante cose. Senta, a proposito di quello che ha detto il capo della polizia, dobbiamo essere un po' tutti sentinelle. Dobbiamo essere un po' tutti sentinelle, ma questo io lo dicevo già da prima, in epoca non sospetta. Figuriamoci adesso in cui, ecco, come dicevamo prima, le situazioni sono cambiate, il terrorismo oggi, ma non è lo stesso terrorismo di ieri. Quindi riuscire ad adeguarci continuamente a quelle che sono le mutevoli situazioni nazionali e anche internazionali. Ed è il nostro compito, è quello che dobbiamo fare. Ma se in questo ci aiutano i cittadini, sono tanti occhi sulla città, non mille, ma di più ne dobbiamo mettere, io penso che forse potremo migliorare tutto. E questo, se non lo facessimo, saremmo scellerati, oltre ad andare contro quelle che sono le direttive e le normative attualmente vigenti. Quindi è nell'interesse di tutti.
anche delle singole forze di polizia, mettere assieme quello che abbiamo per migliorare il servizio da fornire ai cittadini.